Ciao bellissimi e benvenuti in un nuovo episodio di Cinema, avvenimento reso possibile da un fatto straordinario. Il rettore ha dato a Cinema un libretto! Cinema è libera! Ho finalmente finito gli esami della sessione invernale. Cominciamo da dove eravamo rimasti. Sono andata a vedere ad un cineforum bellissimo a Parajitu, che è un film indiano del 56, che sarebbe molto piacevole se durasse una mezz'oretta di meno. Forse ero solo stanca, però. Ho finito di vedere Fate Stay Night. È uno shonen figo, combattimenti molto yeah, però è dannatamente ripetitivo. Ogni volta che succede un minimo fatto e tutti i personaggi lo sviscerano, lo analizzano in ogni modo possibile che, mamma mia, neanche le discussioni tra Light e L. Ho visto Ruby Red e Ruby Red 2. E non vedo l'ora di poter vedere il 3. È la storia di questa ragazzina che ha il gene per il viaggio nel tempo, solo che tutta la sua famiglia era convinta che fosse sua cugina ad avere questo gene e quindi hanno addestrato lei ad essere una viaggiatrice, a sapersi comportare bene in ogni epoca, in ogni situazione. E la protagonista è effettivamente venuta su goffa un po' imbranata e quando si è scoperto che in realtà era lei quella che sa viaggiare nel tempo, cose divertenti. Ho passato un sabato in compagnia della mia adorata sorellina Caterina e abbiamo visto Sogni di una notte di mezz'estate, l'adattamento con Rupert Everett, Michelle Pfeiffer, Kevin Kline, eccetera. Cast della Madonna, sono tutti talmente bravi e importanti che passerei 2 minuti di video solo ad elencare chi c'è in questo film. Io a 5 anni sapevo a memoria Sogni di una notte di mezz'estate, non capivo 3/4 delle parole, però intanto lo sapevo e mi divertiva tantissimo e crescendo continuo a divertirmi tanto e io continuo a dire le battute, stavolta però capendo cosa sto dicendo. Abbiamo visto Lei si è un po' addormentata insieme per caso, che è un altro film con Rupert Everett, Katie Bates e Dan Aykroyd, quello di Ghostbusters, dei Blues Brothers per intenderci, ed è la storia di questa donna che è una casalinga piuttosto anonima e noiosa, ma tanto tanto dolce. Nel momento in cui muore il suo cantante preferito, lei decide di prendere in mano la sua vita. Caso vuole che lei diventi amica con l'amante segreto di questo cantante. Se fossi andata solamente per il titolo non le avrei mai dato un'occasione, perché onestamente Insieme per caso è proprio brutto come titolo. Ma mai giudicare un libro dalla copertina e quasi mai un film dal suo titolo. Anche il film che ho visto dopo in effetti non si merita il premio per miglior titolo, visto che si chiama Zip e Zap, il club delle biglie. È dannatamente carino, è tratto da una serie di striscia fumetti che pubblicavano quando mia madre era giovane in Spagna, e che parla di questi due gemelli malandrini che vengono mandati in un collegio estivo per rimettere in riga i ragazzi problematici e scoprono che in realtà questa scuola ha un mistero. Dan 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 dan! Io adoro guardare film per bambini perché il mio tipo di film preferito è dannatamente psicologico, disturbante e profondo, e quindi mi rendo conto che il mio corpo e la mia sanità mentale hanno bisogno ogni tanto di film in cui non succede niente di che, perché sennò la mia mente andrebbe in posti veramente bui e comincerei a fondare Fight Club. E non è il caso perché sono una personcina molto delicata. Dimostrazione di questo fatto, domenica ho visto finalmente il film di Trilli. Vedere un personaggio che sono abituata a vedere a cartone animato in computer grafica già mi... Ma la storia è proprio insipida, una di quelle che ce ne sono veramente 1 miliardo e almeno 6 episodi nei My Little Pony, quando si fanno film solo per poter vendere bamboline delle protagoniste è dannatamente palese. Le ragazze dei quartieri alti con Brittany Murphy e Dakota Fanning e il dottorino carino di Dr. House, che non ricordo come si chiama, Jesse Spencer, hanno provato a fare la cosa originale, la bambina piccola e quella adulta, la ragazza grande è una mocciosa viziata. Ma vi dico una cosina, un segreto, venite qui. Non è originale per niente. Venerdì sono stata a un doppio concerto bellissimo di Finaz, il chitarrista della banda Bardot, che mi piace tantissimo. La band di apertura si chiama La Premiere, che vi consiglio tanto, vi lascerò il link nella descrizione perché è una band appena formata, quindi ha bisogno di tanto tanto sostegno, che si merita tutto perché sono veramente molto bravi.
ho visto Home, che era un cartone che attendevo con ansia e che forse per questo mi ha delusa un po'. Perché sì, per carità, è carino, ci sono delle scene adorabili, ma il solo fatto che sia doppiato da Rihanna e Jennifer Lopez già mi fa un po' di i, ma il personaggio che all'inizio viene sfottuto, ignorato, trattato male, ma che poi salva il mondo e quindi diventa l'eroe di tutti, ha cominciato a starmi piuttosto sullo stomaco, e non per cattiveria, ma proprio è perché è un personaggio talmente facile da creare, talmente patetico, che è praticamente è sparare in un barile di pesci. Diamogli un 6 e mezzo. Da quando do i voti? A quanto pare 43esimo film del mese è stato finalmente Gone Girl. Wow! Gone Girl, proprio wow! E non solo per la storia, che sapevo già che sarebbe stata bellissima la storia, ma sono stati bravi! Proprio bravi! L'hanno adattata benissimo! E voglio fare una lode a Neil Patrick Harris. Senza fare spoiler, chiamiamola la sua scena clou, credo che sia la più bella scena di che io abbia mai visto. Siamo finalmente arrivati a febbraio! Ho rivisto per la non so più quantesima volta Stranger Than Fiction, il titolo in italiano è Vero come la finzione, con un Will Ferrell straordinario, Emma Thompson stupenda come suo solito, e Dustin Hoffman. È la bellissima, stupenda storia di un uomo che scopre di essere il personaggio di un libro perché all'improvviso comincia a sentire la voce della sua narratrice che gli dice che presto lui morirà. Non voglio assolutamente dire niente perché il finale è... Lo stavo guardando con un mio amico e lui ogni tanto mi guardava: Anna, piange? Io sì! Lo consiglio a prescindere perché, anche se non fosse per la storia che è dannatamente bella, sono stati tutti dannatamente bravi. Lo trovo molto originale e soddisfacente proprio anche a livello tecnico, non solo a livello di sentimenti. Oddio, i miei sentimenti. In preda al delirio da studio di archeologia, mi sono vista Bianca e Bernie. Il primo, anche se avrei voluto vedere il secondo perché Bianca e Bernie nella terra dei canguri mi piace molto di più. E no, Bianca e Bernie non, decisamente non è il miglior film Disney, non è neanche il peggiore, non è quello che mi piace di meno. Quello, per vostra pura informazione, è Alice nel Paese delle Meraviglie. Io non sopporto Cenerentola, Biancaneve e Aurora, ma tutte e tre mi piacciono più di Alice. Ho accennato al mio delirio da studio per l'esame di archeologia? Ho criticato architettonicamente i background di Hercules. Perché mi piace Hercules? Perché è uno dei 5 film Disney che so a memoria dall'inizio alla fine, ogni singola battuta, ogni dannata canzone. Ha uno stile fortissimo, originalissimo, e questo è sempre molto apprezzato. L'uso del gospel, dei riferimenti alla pop culture. I personaggi sono tutti divertentissimi, in primis Ade. Però l'ultima volta che l'ho visto, appunto il 4 febbraio, mi sono resa conto che il personaggio che ammiro più di tutti è Filottete. Perché, ok, Hercules è un eroe, ma Filottete, il suo sogno, che era stato infranto, un sogno in cui lui non credeva più, che aveva proprio gettato alle ortiche, era rendere qualcuno importante. E l'ha sentita questa cosa è la mia voce che si spezza perché adoro Filottete e me ne sono accorta solo qualche giorno fa. Noi dobbiamo sempre credere nei nostri sogni e lavorare perché alla fine... Lacrime! Basta, non devo mai più guardare film Disney e parlarne con voi perché... Ok, totale cambio di umore. Parliamo di True Lies con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, che, oh mio Dio, Jamie Lee Curtis negli anni 90, che razza di corpo aveva? Lui è una spia, lei è sua moglie e non lo sa, ma se li diventi cominciano a lavorare insieme ed è veramente divertente. Scusate, cambio di inquadratura, ma la mia vicina aveva fatto le chiacchiere e quindi non potevo non andare a mangiarle.
chiedo perdono, ma credo che possiate capire la situazione. Ero arrivata a... ho visto la meraviglia delle meraviglie! Lara Croft Tomb Raider e Lara Croft Tomb Raider La culla della vita, che sono due delle cose più... sono talmente monodimensionali che nemmeno il fatto che le tette e il culo di Angelina Jolie abbiano il 3D senza bisogno di supporto tecnico visivo li può salvare. Purtroppo per la salute dei miei occhi ho visto un Disney Channel original movie che si chiama Avalon High, che parla delle reincarnazioni di Artù, Ginevra, Merlino, eccetera, in un liceo americano. Però tocca dire che il colpo di scena finale non me lo aspettavo veramente, quindi un minimo di applauso, ti diamo un 4,5. Perché oggi sto dando i voti? Per farvi capire il livello di Avalon High, vi racconto la scena in cui lei gli dice: ma tu sei Merlino? E lui risponde molto intelligentemente: ma no, non posso essere Merlino, Merlino ha la barba, io non ho neanche i peli nel naso. Poi mi dicono che io ho alte pretese, però... ma... comunque spezzo una lancina a favore dei vecchi Disney Channel Original Movie, tipo Hocus Pocus e Non guardare sotto il letto. Perché? Finita Perché? La sessione di esami, ho visto una meraviglia. Mi sono autopremiata con l'ottavo film di Quentin Tarantino. Ho un atteggiamento alla SFR riguardo al portare i cappelli dentro casa. Io amo, venero, adoro tutto Quentin Tarantino. E con questo film credo che lui abbia dimostrato perfettamente, nella prima parte, di essere versatilissimo e di potersi dare alla scrittura teatrale, a quella di romanzi, senza nessun problema, nel senso che io comprerei i suoi libri e andrei a vedere sue commedie, sue opere teatrali, anche se non avesse fatto tutto quello che ha fatto, perché riconosco che ha un talento enorme. E con la seconda metà, di essere ancora il caro vecchio zio Quentin che fa vomitare sangue alla gente e esplodere cervella. Domenica mi sono fatta una bella maratona di film per festeggiare ancora di più la fine degli esami e mi sono rivista Ritorno al mondo di Oz. Quando ho visto Dorothy con la gallina mi sono detta: a me questa cosa mi suona. Perché mi suona? Perché alle elementari ce l'avevano cominciato a far vedere e non ce l'hanno fatto continuare a vedere perché non stava piacendo a nessuno, ed effettivamente è comprensibile. Io adoro Il mago di Oz, è un libro con cui sono cresciuta, come sempre sono cresciuta con un sacco di cose, mi piace tantissimo, il film di Victor Fleming è stupendo, è un mondo fantastico dove ci può essere letteralmente qualunque cosa, non è così specifico quanto la terra di mezzo, è una cosa più libera e quindi sì, ci puoi infilare tutto, ma no, fa lo stesso effetto della storia infinita 3. Ah, postscriptum, in caso qualcuno di voi non mi conoscesse così tanto da sapere che io ho il terrore delle galline, quindi non mi piace che Toto sia stato sostituito da una gallina. Ho rivisto Joanna Man, è il classico film in cui un uomo finge di essere una donna, in questo caso per entrare a far parte di una squadra di basket femminile perché lui era stato cacciato dalla sua squadra di basket maschile, ma si innamora di una delle sue compagne di gioco e quindi deve scegliere se rivelare la sua vera bla 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 bla. Sì, ci sta per qualche risatina, però onestamente se proprio volete andare su quel genere vi consiglio più che altro Sorority Boys, che è una patacata però carina, oppure White Chicks, che è un'enorme patacata, appunto perché è un'enorme patacata fa spisciare, e soprattutto perché c'è Terry Crews che canta Making My Way Downtown, ed è stupendo. Voglio un trrrr di tamburi in anticipazione dell'ennesima dimostrazione che Ridley Scott è una testa di cazzo. Ho visto Exodus dei Re. Ridley Scott sa quel che fa. È questo che mi dà fastidio, che gli danno un sacco di soldi per farlo, lui lo fa. E non è brutto, ma non ha un minimo di valore artistico, storico, proprio niente. Ma lui ha fatto Alien, sì, ma lui ha fatto Blade Runner. Indiscutibile. Ma... chi ha scritto Alien? Non Ridley Scott. Chi ha scritto Blade Runner? Non l'ha scritto Ridley Scott. Quando ho visto Le Crociate sono andata a controllare su internet quali fossero gli errori storici. Un papirone della Madonna.
Se proprio non vogliamo dire che ci sono degli errori storici perché Exodus è tratto dalla Bibbia, ci sono comunque degli errori di adattamento. Ridley Scott ha preso una storia che tutti conosciamo, l'ha stravolta per trasformarla in un poppettone storico con Christian Bale, che è Batman però in Egitto, e Melissa P. Vabbè, tralasciando comunque gli errori di adattamento, perché comunque un minimo di libertà espressiva, artistica, gliela possiamo comunque concedere. Io, a livello umano, non posso sopportare Ridley Scott perché, nel momento in cui gli hanno chiesto: "Ma perché, caro Ridley Scott, per interpretare dei personaggi egiziani, ebrei, comunque arabi, hai preso praticamente solo attori caucasicissimi, proprio bianchi?" Lui ha risposto: "Non potevo mica prendere un Mohammed qualsiasi, non mi avrebbero dato i fondi." Se avesse detto semplicemente: "Ho preso Christian Bale, ho preso Sigourney Weaver perché sono dei bravissimi attori", anche se io non fossi d'accordo col talento di Christian Bale, non potrei metterlo in discussione, perché se un regista vede del talento in un attore e gli vuole dare quel ruolo perché sì, ma no, li devo prendere bianchi perché se no non mi danno i soldi. Anche perché onestamente io non ci credo neanche sotto tortura che una major non darebbe i soldi a Ridley Scott. Non ci piove su questo, Ridley Scott fa soldi. Quindi non ci credo che se avesse preso degli attori medio orientali, Exodus non avrebbe incassato comunque i milioni. Avrei voluto concludere con una nota più positiva, ma ehi, la vita è fatta anche di cose brutte, tipo Ridley Scott. Allora, miei bellissimi, grazie ancora per aver visto questo terzo episodio di cinema che io mi diverto tantissimo a fare. Grazie per i commenti, grazie per i suggerimenti che mi avete dato. Vi voglio un mondo di bene! E adesso che io sono libera e che voi anche presto sarete liberi da esami, verifiche e interrogazioni, non vedo l'ora di poter vedere altre cose con voi o comunque parlarne con voi. Quindi suggeritemi serie TV, libri, film, soprattutto film, perché io adoro vedere i film. Oppure chiedetemi consigli, adoro dare consigli, come avrete notato. Quindi spolliciate bene bene in alto questo video se vi è piaciuto, oppure mandatemi a quel paese se non siete d'accordo con quello che ho detto. Però ditemelo, mi interessa veramente tanto. Iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, mettete il mi piacino sulla pagina Facebook se non l'avete ancora fatto, ma tanto so che l'avete fatto perché siete dei bravissimi ragazzi. Andate a vedere chi è la premiere, quel gruppo di cui vi parlavo, e mi raccomando, non affogate i vostri pesci, perché la crudeltà contro gli animali è sbagliatissima. Ciao!